Buongiorno. Boh, mi è arrivato un messaggio. Buongiorno. Buongiorno, sono Marco. Sì, mi chiamano così. Mi chiamano, mi hanno chiamato, continueranno a chiamarmi così. E mi stiracchio pure. Buongiorno. Non ho guardato nessuna notizia sugosa oggi. Andiamo a vedere se c'è qualche notizia di cui chiacchierare codesta mattina. Mamma mia, sono già cotto. Aspetta che Channel cambio switched. canale. Mi Sound smuto resumed. anche. Così. Siamo qui. Quest'oggi ho detto no Subnautica, ci prendiamo una piccola pausa dalla Subnautica perché ho visto che è calato un pochino, quindi torneremo a farlo magari domani o nei prossimi giorni, così non insistiamo troppo. Tanto comunque siamo arrivati ad un buon punto con Subnautica e non so quanta roba nuova ci sia da fare. Pettegolezzi, Gabriele. Unità di trasformazione su Nintendo 64 in un dock per Nintendo Switch. Vedi, questa è una cosa molto interessante e molto utile. No, niente sigla stamattina perché sono partito direttamente io. Insomma, quando sono da solo su TS mi sembra un po' scemo far partire il pre-roll, aspettare, stare qui. Parto e basta. Ho finito di fare colazione, poi sono partito. Andare a pulire le tende. Si diverta, cosplay, si diverta. Nel weekend uscita Scout. Me li saluti tutti. Tutti. Vediamo un po' se ci sono qualche news sugosa. Porca troia, il microfono di merda, me ne vado via dalle balle. Allora. Ok. Non c'è un cazzo. Non è successo niente. Nulla è accaduto. Ah, vedi, 13 ore fa invece c'erano problemi con Uplay, la piattaforma Ubisoft è sotto attacco. E per quello che ieri sera non siamo riusciti a giocare a Rainbow Six. E avevo giocato a uno, che è sempre Uplay, però evidentemente uno non riceve attacchi hacker. Nuovo trailer di Prey, poi me lo guardo. Sapete cosa vi dico? Vi parlo un pochino del DLC di Dark Souls. Vi parlo un pochino di Dark Souls perché l'ho fatto tutto. Mi manca solamente un boss da uccidere. Però per il resto ho fatto tutto. Cioè, il boss non sono riuscito ad ucciderlo. Non è che non l'ho visto. No, mi ha aperto il culo semplicemente. Era fortissimo. Ci abbiamo provato in tre. E minchia, ci sono dei boss veramente molto, molto cazzuti in questo DLC. L'ho fatto praticamente tutto. Mi manca solamente quella piccola parte lì. Non so neanche se registrarlo o meno. Anche perché ho fatto un'altra cosa molto divertente. Detto questo. Settimana prossima, come vi stavo dicendo ieri sera, molto 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 probabilmente sarà una settimana Dark Souls. Perché? Intanto perché il DLC è uscito ieri, quindi aspettare troppo per pubblicare tutti gli episodi, perché probabilmente verranno tre episodi, anzi, non è probabilmente, verranno tre episodi. Ho registrato tutto ieri, la prima mandata ho registrato un'ora, la seconda mandata ho registrato 2 ore e la terza mi sa altre 2 ore più o meno è venuto. Fammi vedere un attimo. Ok, questo qui. Sì, più o meno tra tutto sono altre 2 ore. Quindi. Vediamo perché sicuramente vorrei pubblicarli tutti vicini proprio per recuperare anche perché se ne faccio uscire uno ad esempio venerdì, uno lunedì e uno la settimana dopo sicuramente la gente si rompe il cazzo come al solito con le serie e allora cosa faccio? O pubblico tutto 3 giorni di fila uno dietro l'altro quindi martedì, mercoledì e giovedì Dark Souls. Oppure pubblico i classici giorni di pubblicazione lunedì, mercoledì e venerdì, sempre Dark Souls. Non so quale delle due sia la mossa migliore.
credo la seconda, perché così ogni video ha un giorno di respiro tra uno e l'altro e la gente ha il tempo di recuperarseli. Non lo so, comunque sì, ho un po' paura per come andranno le visual. Quindi spero che li guardiate tutti e tre e non solo uno. La chat è buia. Ah. Vado di seconda, easy. Sì, forse è meglio lunedì, mercoledì, venerdì. Vabbè, faremo così adesso. Mi ci vorrà un po' di tempo per farli tutti, perché chiaramente lo spazio sul Mac è quello che è. Aspetta, fammi vedere quanto spazio ho sul Mac. Prima di tutto devo dare una bella svuotatina all'hard disk. Sicuramente. Allora, ho 300 giga disponibili. Ok. Un episodio da un'ora e mezza pesa 20 giga, quello da 2 ore ne pesava 42. Vabbè, adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Sicuramente lo devo fare uno alla volta, adesso vediamo. Va bene, Isa. Si diverta, Biological, si diverta. Ah, allora, tra l'altro io vi avviso già, do un po' di interesse a questa cosa qui, per i sub, chiaramente. Visto che non ho un tubo da fare per la settimana prossima, poi a parte il video dei box che devo far uscire domenica, per il resto non ho niente, a parte il vlog per Roma che io spero di riuscire ad avere, cioè non mi hanno detto ancora un cazzo per fare sto cazzo dei vlog, boh, cioè non mi hanno detto ancora niente di Roma, io non so ancora se effettivamente a Roma ci sarò e non so quali giorni, in teoria sabato e domenica, però finché non mi danno certezza, io non voglio darvi certezze a voi. Visto che appunto fino a venerdì io sono già a posto, infatti ho appena caricato Lego Worlds, che è un video, un disastro di video, è venuto con Mauro e Mark. Casino, casino, sono momenti, io spero lo apprezziate, è un macello quel video lì, perché Lego Worlds, vabbè, vedrete, vedrete, non vi voglio spoilerare nulla. Quindi quasi quasi per i sub, man mano che monto un video e lo carico, glielo mando. In questi giorni, così avete addirittura una settimana di anteprima. Siamo a mercoledì, in teoria oggi carico il primo, domani faccio il secondo, venerdì faccio il terzo e voi in questi 3 giorni potete gustarvi in anteprima questa piccola saga. Veramente Gabriel, ma a me dispiace un sacco perché intanto mi va di vedere voi. Anche perché non mi pagano per andare a Romix, non vengo stipendiato, mi pagano i viaggi, che mi fa molto piacere, però il fatto che mi paghino i viaggi significa che vengo per vedere voi altri, perché è per quello. E quindi, visto che voglio vedere voi e non voglio che qualcuno magari non sappia dove trovarmi o che qualcuno non sappia cosa fare, cosa non fare, mi va di dare informazioni ben precise su quello che succederà poi a Romix. Se io non so un cazzo, non ti posso dire. Mi hanno detto che forse sono sabato e poi tu ti prendi il biglietto per sabato e tutto quanto. Magari ti organizzi uno spostamento anche da un posto un pelo più distante di Roma e figa, arrivi lì e io non ci sono. E a me girano i coglioni perché giustamente sei venuto lì per me. Io volevo essere lì per te, però. Aspettiamo. Lo so che purtroppo i tempi sono sempre più stretti e dovrete prima o poi cedere e comprare il biglietto per forza di cose senza sapere niente, quindi spero, spero, perché non so che altro fare, io spero. boh. Aniquattro, però io l'ho appena detto, venerdì. Venerdì, porca miseria, non è che mi fate ripetere le robe, cosa siamo a scuola? Porca pazienza. Buongiorno, buongiorno.
Domani passo a Fiera di Roma per fare protesta, ma non ho capito bene come chi organizza il nostro spostamento, cosa, non lo so. Non lo sacio. Va bene, Biological. Ci vengo volentieri. Oggi gioco di caccia che è tranquillo, silenzioso. Stiamo per i fatti nostri, facciamo poco rumore in tutti i sensi e si chiacchiera. Volevo avere un topic dalla quale chiacchierare, però purtroppo non c'è niente qui. Non ci sono news, nessuno ha parlato di niente. Che dispiacere. Che dispiacere. Ma. Ah, gli sviluppatori di Unipop. Non so se sapete quello lì con le signorine tutte popute disegnate stile manga. Vorrebbero portare il loro prossimo gioco su Switch. Guarda, secondo me è difficile. Poi dopo, se glielo fanno fare, buon per Switch. Però, cioè, mamma mia, io adesso vi linko la pagina, la loro pagina Twitter. Cioè, è la loro pagina Twitter, non è che mi sono inventato qualcosa, no. Ecco qui. No, aspetta, no, ho sbagliato. Vediamo. Eccola qui. Questa è la loro pagina Twitter. Ditemi se un titolo, cioè se una compagnia videoludica del genere può pubblicare qualcosa su piattaforma Nintendo. Ora. Non sono uno che si fa grossi problemi su certe cose, lo sapete benissimo, anzi, le apprezzo anche, ficcantissimo è tutto quanto, però mi sembra un po' strano che Nintendo possa approvare una cosa del genere. Che dite? Eh? Ma solo per l'immagine Twitter, e poi dopo il gioco è castissimo, tutti tranquilli. Facciano loro. Voglio leggere a sto punto la news. Avevano scritto un tweet a riguardo, semplicemente. Avevano scritto a Nintendo. Capito, gentleman hacker, però io l'ho avvisato. Tanto finché non ti si apre su un proiettore va bene tutto. Cioè, non è che ti ho linkato un sito porno, ti ho linkato Twitter. Oh, la pancia che rumora. Nvidia rinnova il bundle, preparati alla battaglia, che include un codice omaggio For Honor, Ghost Recon Wildlands, vero? Almeno giocare a Mungi la Mucca avrà uno scopo. Ah, però bisogna vedere se Mungi la Mucca oppure il toro. Inizia a diventare un po' particolare la cosa. Risposta di Nintendo: no. Ma nel senso neanche la risata. No, 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 grazie. Sarebbe bello, però no. Tra l'altro hanno aggiornato Switch, ho aggiornato Switch e sapete cosa è cambiato? Niente. C'è stato un aggiornamento. Come il 3DS, cominciamo con gli aggiornamenti, quelli lì che sistemano qualcosa che non si sa. Boh. Non lo so, non ci sono notizie neanche nel mondo videoludico stamattina, che hai due coglioni, ma porca miseria. Dai, andiamo a sparare un po' di cerbiatti. Bambi, vaffanculo. Oh. Eccoci qui. Devo giocare per forza con il pad perché anche da chinato mouse e tastiera non mi permette di ficcare. Ma vabbè, lo vedrete a breve. Non qui, non da noi. Su Xbox forse. La PlayStation, magari. Ma non qui, non da noi. Sto bene, Jovaz, sto bene. Lei come sta? Lei come sta? Io non ho le cuffie, però.
Mi metto le cuffie così non sembra che ho i capelli tutti a cazzo perché ho dormito storto. Tanto stanotte, porca miseria, mi sono svegliato alle 4 e fino alle 5 e mezza non ho mica più ripreso sonno. Mamma mia, che odio quando mi succede. Allora, vediamo qui se c'erano dei settings nuovi, ma non mi pare. Perché dopo. Cazzo, sto guardando, ma chi se ne frega. Fammi vedere. Ok, il gioco si vede. Continua. È vero, Isa, però è anche vero che Nintendo non ha mai pubblicato un cazzo di tutto ciò. Allora, io sono in alto a sinistra, ottimo. Allora, vedete che qui c'è un piccolo tablettino che non mi ricordo come si muove, anche tutto agitato, strano. In basso a destra invece c'ho la mia posizione sopra e sotto l'orizzonte, che è la cosa centrale, il mio battito cardiaco, che è la cosa a sinistra, e a destra invece il rumore che produco. Allora io devo fare poco rumore, camminare lento, lento, lento. Però, e le mie armi segrete? Ah, ecco qui. Allora, punto, accendo e spengo la torcia, ok? Trattengo respiro. Va bene. Allora, facciamo così. Accendiamo la torcia, non vedo una Madonna. Com'è che si corre? Boh, sembra correre. E adesso cerchiamo le tracce di un qualche animale. Ah, tra l'altro io dovrei avere. Ah, aspetta, eccole lì, già una traccia. No. Così. Com'è che si apre la ghiera delle faccende? Non così. Di certo non così. Con questo? No, non con questo. Con questo? No. Ah, vedi, devo selezionare. Con questo qui. Noi abbiamo questo oggettino qui che fa. Vedi? Però non ho solo questo. Ha risposto. Vedi? Bravissimo. Ok. Questo è un binocolo. Chi se ne frega del binocolo? E questo qui invece per le altre animali che fa. Risponde più questo gran maleducato. Va bene, facciamo una piccola corsettina qui di notte. Oh, degli stronzi. Bene, bene, bene. Non me li fai analizzare però. Perché non me li fai analizzare questi stronzi? Ecco qua. Molto vecchi. Degli stronzi molto vecchi. Bene, che piacere che mi fa. Continuiamo questa bella scampagnata notturna, come potete vedere. Io spegnerei anche la. Ok, spegnerei la luce che si sta anche meglio. Guarda che ambientino. Seguiamo il sentiero. La cosa bella di questo gioco, tra l'altro, è che se tu cammini sopra l'erba, lasci poi la scia, vedi che si è piegata tutta l'erba. Poi, guarda che figata. Hanno abbaiato. Chi è? Ah, un lupo mi avvisa che mo ti spacco la faccia. Eh? Anch'io Isa ce l'avevo. Non della Milka, però ce l'avevo. Qualcuno si è sbattuto da Kenny 2 anni fa, l'ho sentito, cos'è? Camminiamo molto lenti. Stai giocando a The Hunter o Mungi Toro e non ce lo stai dicendo, cosa? Ma perché domande del cazzo? Perché stronzo io poi che le leggo? Qui non è che si stia risolvendo niente. Tiriamo fuori il tablet. Utile, grazie. Continuiamo a scampagnare. Prima o poi troveremo un animale, no? Corro. Me la corro fortissimo. Sappiate che ho ucciso due animali in 4 ore di gioco, anche di più. Porca troia, Gabriel. Aspetta. Ho sentito, eh. Gli sparo. Esamino le tracce. Qui un lupo ha trottato.
Ah, ma con la luce le vedo le tracce. Porca troia, ecco perché non vedevo una Madonna. Vaffanculo. Ah, ok, allora. Le tracce blu sono quelle che ho analizzato e poi dopo seguono. Allora, probabilmente il lupo è andato per di qui. Pom pom pom. E poi è girato di qua. Sagace questo lupo. No, pareva di aver visto. È andato di sotto, in mezzo alla radura. Mi accuccio un pochino. Faccio meno casini. Esaminiamo le tracce. Erano passati davanti a me. E porca troia, non leggo mai più la chat. Basta. Ce li avevo sentiti, però non li ho visti. Werewolf. There. Poi qualcosa da uccidere lo trovo, no? Guardate qui come ho piegato tutta la savana al mio cospetto. Eccoci. Sento dei rumori. Non cincischio, non cincischio, no, tranquilli. Ho trovato della merda di lupo. Che piacere. Guarda lì com'è dettagliata. Umidiccia. Ha cagato giusto adesso, c'è scritto. Bravo, esamina ben benino il fucile. Siamo qui nella quiete della notte, con degli animali che cacciano di notte in branco. Bella idea. Così, giusto per dirne una. E buona colazione. Ah, è andato per di qua il bastardo. O i bastardi, visto che trovo sempre delle tracce assieme a quelle che non sto seguendo, porca troia. Ah, vedi, qui hanno già anche appiattito perché sono passati. Sagace. E questo è il gioco, praticamente, tutto così. Esaminiamo queste tracce. No, queste tracce. Oh, stava trottando verso di lì. Prima o poi qualcosa da accoppare lo troviamo, è promesso. Va bene, Isa. Trovo più quella blu. Perché non trovo più quella blu? Moonwalk. Warning call vuol dire che mi ha sentito. Sbircio. Non vedo un cazzo. Però vengo lì, puttanella. Stai pronto. Ti apro il culo. Sono anche sotto vento, porco cazzo. No, non volevo questo, volevo andare dal lupo. Anche secondo me con la torcia accesa scappano, il problema. Da dove? Non mi è uscito. Ansia. Arriverà mai il giorno in sto gioco? Però guarda che bello, porca troia, fanculo, è bellissimo. No?
Slenderman con gli animali. Che poi avrei preferito. C'è qualcosa. Un altro stronzo? Un altro stronzo. Che culo. Stronzo di lupo. E ha caccato giusto adesso, mi dice. Bene. Ma track de che? Eh no, è una merda. Ora esce il lupo boss del primo DLC Dark Souls 3, la Madonna. Non Sif, quello di Dark Souls 3. Ho visto roba? Boh. Tutti i movimenti, c'ho la paura io. Eccolo lì! C'è qualcosa! Ah, no, è un coniglio. No, niente. Dovete sapere che gli uccelli e i conigli li puoi uccidere, ma sono completamente inutili, quindi non ha neanche senso provarci. Scusa, ma lì c'è una fabbrica di conigli? Come funziona? Boh, io vado alla Z. La troia che fu dietro. Ok, warning call. Vuol dire che lì c'è del lupo. Pianino, tranquilli. Si fa, eh. Sti cazzi, ma qui c'è una discesuna. Piano. Piano. Ok. Maledetti sassi. Piace? Funghi se ne trovano? Sì, ma gli devi sparare. Una traccia. Ah, lupo di merda. Suonano il campanello, ma porca miseria, ci arrivo. Non c'è niente mentre non c'ero. Eccomi. Eccomi. Allora. Zitti zitti, quatti quatti. Lupo non mi sbrana perché se vede un uomo sicuro di sé. Ma queste impronte vanno al contrario però. Oh. Così me ne sbatto, vado dritto di qua. Me ne sbatto, vado dritto di qua io. Lupo di merda. Che decide lui dove vado? No. Io sono il padrone di me stesso. È passata una giraffa. Ah-ha! Vocalizza quello lì, vocalizza. Sparo nella faccia. Vedi, qui ci sono delle impronte che vanno dove dico io. È fatta ormai, sei morto, animale.
Grazie. Fatto loot crate. Però adesso mi hanno appena spedito anche il loot gaming, se non sbaglio. Quindi mi sa che farò il video sugli... Cos'era quella bestia lì? Una volpe, ma che bella, come maestosa. Però non ha senso uccidere la volpe perché non me la dà. Me la dà, non me la dà. Me la dà. Andiamo di lì. Sicuri di noi. Pronti a tutto. Ma sono lupi cattivi. Io li ammazzo perché mangiano le persone. Ah ah! Da dove? No, vabbè, ma questo qui andava per di lì. Stava correndo. No, io voglio andare alla Z a sto punto. Ma il sole sta sorgendo, sarebbe molto bello. Sento camminare. No. Mi batte forte forte il cuore, che paura. Ma perché notte, Isa? Vedrai che ci sarà più. Ma ancora di lì vanno, ma scusami. Ma porca, mi sono incastrato. Si è mosso Satana, si è mosso. Ma il sole sta sorgendo o... Mi sa che è fisso lì, eh? No, cazzo, sembrerebbe salire invece. No, non è vero. E se fosse la luna? Beh! Che rumori sono? È mosso qua. Quindi... Faccio un pisolino. Ma che cazzo? Mi sono rotto le balle, mi alzo in piedi. Era la luna comunque. Ascolta, non posso cambiare posto? Mappa. Ho fatto tutta sta strada, ho fatto. Ma sì, ma non c'ho testa, non c'ho palle. Fammi cambiare, fammi. Non posso? Perks, inventario, mission log, mappa. Posso tornare al menu principale, scusami? Che palle. Le mie skill, le mie robe. Boh. Non ci siamo messi un punto di interesse. Che però non mi segna sulla ma... Ah no, me lo segna. Va bene. E corriamo lì allora. Vado. Vado alla COD. Mi hai istigato a non andare a lezione. Vai ad ammazzare i lupi allora. Me ne sbatto di questi animali di merda. Ma se uso questo cosino qui, posso cambiare l'ora del giorno? Sono le 8 di sera. Erano le 8 di sera anche prima. Ci avete fatto qualcosa. Ci avete fatto qual caso qualcuno?
Va bene, Clauditore. Ah, me ne sbatto invece, vado dritto di lì. Allora, arrampichiamoci su per le frasche. Si può saltare, è vero, in questo gioco. Ma che bello, perché è un gioco bello questo qui. Cioè, il cuore mi sta scoppiando, perché ormai sono stanchissimo, sto morendo, c'ho anche i coglioni un po' girati. A che ora è? Le 8:21. Sta per prendere un infarto, veramente. Che cazzo! Dai, che lì. Ma perché cazzo si agita tutto? Guarda, vaffanculo! C'era un cervo! Ma perché? Stai fermo! Ma guardate che vergogna, che vergogna! L'abbiamo visto, l'abbiamo. Adesso ci sono mille icone davanti alla faccia. Levamele! Dai, c'era il cervo! Oh, Cristo! Rifacciamo. Uomo dalle mani salde. Che palle. Era mio, era. Sì, dove è andato? Di qua? Ma non è vero. L'ho visto io che era di là. C'è qui la porca, l'ho trovato. È warning call. E quando fanno warning call, in teoria non dovrei muovermi, però io mica posso stare qui per sempre. Allora, togliamo il cosino lì. Come si fa? Dove sono? Intanto dove sono io? Dove sono? Dove sono qui? Ok, levami via sto coso. Ma porca troia. Pianino. Guarda te, guarda. Ispezioniamo. Ho sbloccato la lore. Ah. Molto bene. Molto bene. Bravo io, modestamente. Dark Souls mi fa una sega. Qui passeranno i treni. Leggiamo un po'. Lookout Point, Bellbourne Railroad, Bainbow Lake. Di là c'è il lago, mi dice. Che ora è? Sono passati 10 minuti, quindi prima o poi ci sarà il giorno. Sono contento di questa cosa. Ah-ha! Sbagliato tasto, volevo acquattarmi. Oh, dai. Alla storia di questo gioco no, alla lore è diverso, devi stare molto attento, Sephiro, quando dici certe cose. Poi dopo, devo andare in giro col binocolo adesso. Così. Non lo usa, non lo usa perché sa che è una stronzata. E invece lo usa, ecco qua. User joined your channel. Questo è un deficiente. Devo fare il richiamo. E invece non sei capace. Come la mettiamo ai not? Ammettiamo che non ho mai cacciato in vita mia. Non sei capace a cacciare ai not? Mi stai Non dicendo questo? sono capace. Morirei di fame in un'apocalisse zombie. Sì. Ma morirei molto prima, probabilmente, beh, mangiato dagli zombie. Puoi mangiare Quindi. gli zombie volendo. Ma è carne marcia, poi se è come Minecraft i miei cuori si abbassano. Cosa ne sai tu di Minecraft? Ci ho giocato più di te a Minecraft, A parte che coglione. non è vero. Non è vero, È non è vero. difficile. Non è vero. Guarda che sto facendo il richiamo per vacche qua. Eh Fai mu in giro? sì, però. Fai mu o mu mu? Allora Che in c'è realtà è Pippo un gatto alla Delasco. quale tiri i coglioni, però. Ma aspetta, ma quello è il giocattolino per Sì. i. Ma Sì. bellissimo! Che in realtà è sempre stato un attrezzo da caccia, noi lo usavamo in maniera impropria. Ma è davvero un attrezzo da caccia Sì. per le mucche?
È per i cervi, a quanto Per pare, i perché le cervi. mucche non c'è bisogno di cacciarle, sai com'è? Infatti. Ormai le Vabbè, oddio. mucche non credo siano un Vabbè, problema. non è difficile trovarle, immagino, però al tempo si cacciavano anche le Quelle che mucche, non mi sa. sono tue, magari è un po' più difficile. Esatto. Sì, quello lì di prima invece era richiamo per Karim. Ma quello verde sulla minimappa è il vento? Ah, vabbè, ma è bello, bello Ma è completo. incredibile questo gioco, eh. Il problema è che uno ci devi giocare per forza con il pad perché sennò non sei capace di camminare lento. E due, vedi un animale ogni mezz'ora e poi ti tremano le mani, puttana vacca. Io l'avevo E poi si è ucciso detto, quello lì. oh. Veramente l'ansia della caccia è quello. L'ansia del cazzo, eh. Un animale solo, visto, e poca troia. Però se tu ti avvicini a favore di vento, sente il tuo odore e se ne scappa. Vero? Non ride. La mia gatta Dovrebbe sta andando via di funzionare. testa sentendo la tua live. Che, per il richiamo. Perché Meh! fa me. Adesso corro fino a lì e voglio vedere poi. Vado lì su e sparo a cazzo. Ah, vedi, ci sono anche i bidoni qui. Ah, bravi, bravi. Posso fare una merenda. Posso accendere il fuoco? Non posso accendere il fuoco. Chiaramente. Posso fare tutto tranne quello. Posso. Ma dai, ma ci passa attraverso, ma porca troia. Ai tavoli Ah, no, i tavoli cavolo. sono solidi. Andiamo di sopra, va là a fare dick watching. Ah, vedi? Quindi mi fai vedere bene. No, per capire. Sì, col binocolo te lo devo guardare. Ah, ok. Vabbè, non serve il binocolo, insomma. Poi dipende dalla distanza in cui siamo. No, effettivamente Padova Trieste potrebbe servire. Allora, survey. Would you look at that view? Ma c'è addirittura Never gets la voce old, I'm telling you. narrante. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Mamma mia, mamma. Valmont's not only where Hope set up camp, Cos'è it's also partito? famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye Ok. out for them if you can in between Mi ha Blacktail dato hunting. mille Or, soldi. why not use them as vantage points? Perché hai Valmont's guardato bagged a da whitetail from the un Runaki Bridge. punto. Be E sure to perché ho stop by usato il one of the browser qua. Posso entrare outposts. qui? No, You can no, no. find pretty much anything you need there. Posso trovare tutto quello che ho bisogno, ma dove? Non ero attento, non ero. Vabbè, a sto punto posso skillare, c'ho dei punti skill. Tiè. No. Ah no, zero quelli qui. Però posso comprarmi dei perks? No. Posso comprarmi delle armi, tipo un mitra. Per No. uccidere un cervo o un mitra? Vaffanculo, che cazzo ne sai tu di cervi? Ma No. dopo rovini la carne, no? Ma sì, ma Posso? mica la voglio la carne. Ah, tu Caccio cacci per solo divertimento, per sì. divertimento? Sei un Caccio perché mi mostro, piace forse? sparare. Ah, capisco, capisco. Sento vocalizzare lì. Warning call, ma io ti sparo nella faccia, cervo. Vedi, quando non c'è nessun animale non vibra. Quando c'è un animale invece ondeggia tutto incacato. Merda, che faccio? Merda. Merda, merda. E di là, e di là. Punto panoramico. Vabbè, non è che l'ha inventato la Come. Ubisoft, quel sistema lì di torri. No, infatti. Però sai dove c'è un sistema di torri decente? In Zelda, nell'ultimo. In realtà Perché mi è ti sembrato sblocca la sempre simile mappa. agli altri. No, ti sblocca la mappa, ma non ti sblocca i punti di interesse. No, è vero, però mi sta sul cazzo comunque che i punti di interesse non li sblocca mai. Sì, vabbè, te li devi andare a cercare, però No, sai che no, ma c'è anche se tu hai Toto, visitato te li un devi piazzare posto, tu, te li devi mi sta un piazzare po' tu. sul cazzo, mi dispiace, però Ma sei in così. verità, cioè, secondo me ci sta bene. Cioè, alla fin fine tu hai la tua mappa e ti segni Non la tua potessi mappa delle cose che teletrasportare alle vuoi. città, andare dove per forza ai santuarietti, è un po' una merda. Quello è così. Però in verità, cioè, la storia delle torri almeno è un po' diversa dalle solite, perché tipo Assassin's Creed, eccetera, l'unica cosa che devi fare è salire sulla torre, vai intorno, poi vai alla prossima, salire sulla torre e basta, non devi fare altro. Non c'è un'esplorazione effettiva. Allora, ho trovato delle tracce di
di cervo. Quindi è morto. Stava trottando di lì. Trattando, quindi muore. Come... No, gli spacco la faccia. Nel frattempo si sono fatte le 20:59. Porca troia, non passerà mai questa notte. A orario giusto, quindi, a quanto pare. Senner non è arrivata, mi dispiace. Passo attraverso, passo. Sento i peggio animali che vibrano e che canticchiano. Graficamente comunque molto pure, ma è bellissimo graficamente, ma è Eh anche sì. bello da fare tutto. Il problema è che non trovi mai un animale da uccidere. Secondo Che me non lo palle. trovi perché vai in giro con la torcia accesa e Ho scappano. capito, senza torcia accesa non vedo però le tracce. Vero. Che cosa? La storia del mirino che sballa mi dà fastidio. Porca troia, fai un Ma culo, era c'è. morto quello lì. No, Non tanto il fatto che trema, perché posso capire no, ma avevo che. trattenuto il respiro, Ok, va bene. Anche la storia del trattenere il respiro, che puoi trattenere il respiro per 2 secondi e dopo inizia ad andare a destra e a sinistra. Ma c'è la cosa che davvero mi dà fastidio di sta cosa. Che se miri a qualcosa che non è un oggetto che puoi danneggiare, normalmente sta ferma la mira. E questa A cosa succedeva quanto in pare. Metal Gear anche. Porca Tu troia. miravi non a un nemico, avevi una mano fermissima. Appena lo spostavi un attimo verso la testa del tipo, via! Destra e sinistra. Che fastidio! Perché? Perché sei un pezzo di merda, Snake? Perché? Ragazzi, lo so che la torcia andrebbe tenuta spenta, però porca troia. Non vedo le tracce, non è che posso andare in giro a caso. T'ha caccato qua. È accaccato, sì, però mi diceva che aveva camminato da un'altra parte. Io sto diventando un po' scemo, sento pure la puzza di merda, guarda. Allora, da qui, è andato di lì, guarda, corro un po'. Corro un pelo perché... Che notte, porca troia, non è che posso girare con la torcia spenta. Vedo una Madonna, non vedo. A parte che è notte, comunque si vede anche troppo, magari per essere le 9 di sera. Poi bisogna vedere, magari una splendida estate. Infatti, Ho perso le tracce, eccole qua. d'estate alle 9 di sera ci sta come. Beh, oddio, è un po' chiaro, ancora. Soprattutto per vedere così bene le stelle. Sono in mezzo alla radura. Però Corro, effettivamente non è corro. che. Alzo Se la faccia. l'unica Non luce è la tua torcia, non è che. vedo niente, aiuto, sono finito nella selva. Eh Oscura? sì. Eccomi. Metti la porta. Non vedo più. Di là. È morto quell'animale. Sicuro. Che fatica. Camminando verso qui. Non mi può vedere perché sono controvento. Fermo un attimo così magari il cuore smette di battere come lo schifo. Ecco qui. Dai, no, però aspetta. Quello lì è andato. Ah, è andato di lì, ok. Giusto, Virgilio. La luna, ma se sparo alla luna diventa più grande, secondo te? Spare alla luna, non penso. Peccato. Perché dovrebbe? È come in GTA. Non so, però perché Uno dovrebbe? stronzo. Ha caccato giusto adesso. Molto bene, molto bene. Vedi? Quindi sei vicino. Non è vero, cagano sempre giusto adesso, porca vacca. Ah, ok. Cioè, giusto adesso vuol dire Just now, ha cagato, ha cagato, Ah, l'ha bravo. fatto. Prima o poi l'ha fatto. Sì, e però non trovo più le impronte sue, quindi... È arrivato qui, ha cagato ed è volato via. Ecco qua. Stava trottando verso lì.
Ah, Dio mio, che palle sto animale. Non rispondo al mio vocalizzare, quindi corro a lì. Qualcosa lo voglio uccidere, però. Non ci ho preso. Che vergogna, non ci ho preso. Cerbiatto va avanti a propulsione marrone e come Castle Madonna. Crasher, va bene. Tu l'hai giocato Castle Crasher, no? Dai. Certo. Quel Da gioco. solo, No, però. Eh tristissimo. sì. Ma aspetta, ma questo qui non è quello che ho già. No, eh! È Ho lo girato in stesso. tondo! Sì. Ah, la merda! No, 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 no. Vaffanculo, vaffanculo. Fatto tu, eh. Guarda, adesso corro dritto, dritto verso di là che c'è un altro punto di interesse e mi lascio alle spalle questa brutta esperienza. Oh, Dio mio. Però vedi che arrivi e sei nello stesso identico punto e parte musichetta di X-Files e via. Turududun, dududun, dududun. Porca troia. No, no, me ne sbatto. È inutile che ti vocalizzi. Vado dritto di qua. Che due cazzo di palle. Bello è, però che palle. Vai al Niente, lago che ci non sono le papere ignare. le papere, ignare, ignave, Bella. Ignazio, Ignazio la papera. Ignazio la papera. Va bene, come nome di una papera, Ignazio. La papera è il La cognome. papera, beh sì. Leggo il trucco per il raino? Come? Cosa, in che Subito, senso il dimmi rhino? cos'era. Cioè, posso mettere i Cos'è? rinoceronti e sparargli nella faccia? In mezzo al Puoi. I laghetto qui dell'America ci sono i rinoceronti. rinoceronti, infatti. Ma ci sono i cheats di Oppure questo vai gioco? in giro a cavalcare un rinoceronte. Fammi una lesta Immagino. ricerca, dimmi se ci sono i cheats. I cheats. The Hunter Call of the Wild. La mia papera si chiama Antonio, dice Isa. Sì, ci sono. Dimmi, God dimmi. mod, perk skin. Aspetta, C'è lo aspetta. steltissimo dove corrono. Perché c'è la Infinite Health mod? Ok. Allora, Perché c'è ti fanno malissimo. Infinite Health, no reload, Infinite Ammo, Better Stealth, Infinite Money, Infinite Skill Point, Dai, dai, Infinite dai, come si Perk. mette? Come si mette? Cittiamo il gioco. Aspetta, allora. Ah, aspetta, devo scaricare un file. No, aspetta, cerco un altro. Allora. Tuta tuta tuta. Oh mio, quanto inquietante però questo laghetto di notte, fanculo. Ah, no, si deve scaricare un programmino. Ma vaffanculo, mi hai illuso. Fanculo. No, no, fanculo. Non c'è, scusa, non c'è Quante i cheat, impronte i qui? E vecchi cheat da inserire, io mi no? aspettavo quelli. Speravo anch'io. Ah. Vabbè, ma qui è passata una mandria. Cos'è passato qua? Drinking zone discovered. Ah, vedi? Questi ubriaconi. Ho trovato lo bare. E la merda, chiaramente, come al solito, porca troia. Just now, la merda. Ovviamente just now, ma porca troia, ma come cazzo è possibile? Just now, just now. Ti cagano sempre in Ma se ha faccia e poi cagato appena cagano. adesso, vuol dire che io lo posso vedere. E deve avere ancora il culo sporco di merda. Non è possibile che non c'è. No, no, ti cagano in faccia e poi sono ninja e scompaiono nel nulla. È quello.
meeting call del lupo. Marek Saldin, che palle che devi Ho pestato la installarti il merda! cheat engine per... Niente, ormai... ma adesso scusa, profumi di lui, Va quindi bene. sta posto, I pesci che entrano nel terreno no, però. E nuotano tutti storti. Porca troia. Mamma mia. Non ti sei perso un cazzo, dico quattro. Niente proprio. a parte la nostra incredibile... Ma vai in giro a sparare ai pesci. No, mica li ho uccisi. Si Ma perché non li hai uccisi perché non li hai presi o perché non si sono possono infilati uccidere? sottoterra. Ah, ecco, vedi, scappano anche loro. Beh, Butta la dinamite in acqua, guarda che così... In verità è un po' contro leggi varie. legge, varie leggi, però funziona. È Pupi, contro la nessuno ti ha legge risposto alla semplicemente tua perché è domanda su troppo Subnautica, facile. perché se arrivavi all'inizio della live la tua risposta ce l'avevi. È una regola che mi sono autoimposto di non ripetere le cose all'infinito, perché se no perdiamo tempo 80 persone. Esatto. Visto! L'hai visto? Silenzio, silenzio. Sta cacando? Molto probabilmente sì. Visto che non Vedi? fanno altro sti animali. Oh, è vero, era là. Animali non fanno un po' troppa cacca in poco tempo? Evidentemente. Ma si sente cacciato, ha paura, per quello. Vabbè, non c'hanno problemi di cicli. Visto della sassaiola. Ah no, era la punta del mio fucile. Ha scorreggiato. Stava cacando, te l'ho detto. Adesso Aspetta, gli tu o rispondo al lui? mating call con. Bastardo? Credo che senta il mio odore, perché sono sotto vento. È Tacci probabile. del vento. Immagini se il cervo ti attacca e ti massacra di Ho botto. visto qualcosa! L'ho preso ed è scappato, come è possibile? L'ho preso, sono sicuro. Dai, non l'ho preso? Vaffanculo? Non hai preso? Ma è Hai iniziato a preso piovere l'albero? adesso, pure! Hai preso l'albero? Ah, forse l'hai preso, solo che non bastava un colpo per ucciderlo. Cioè, non l'avrai preso in testa, tipo. No, trovo della merda, non trovo il sangue. Quindi non l'hai preso. Quindi l'ho preso. Potevi aspettare un attimo Ma per sì, ma si sparare, aspetta un così, attimo e poi si leva dai tranquillo. coglioni. Palle. E vabbè, invece così si arriva dai coglioni e basta. Di qua è andato, che casino, cosa fa questo animale? Già non ho colpi. Che adesso io non so come faccio a recuperarmene. Non lo so. Vabbè, dai, quattro proiettili bastano per iniziare. Hitbox DH1Z1. Beh, era lì a 3 metri, Dove... io gli ho sparato, doveva rimanerci secco, eh. Non è che ho sparato per aria, ho sparato a lui. Ma guarda te, guarda, il ponte di baracca qui. Ma qui se passa il treno sono morto. Vieni che fa la cacca. Sì. Sono proprio simpatico oggi. Mamma mia. Vedi? Ho ucciso Mamma la mia. vegetazione, infatti sta sanguinando gravissimo.
Comunque, gatto, io ti dovrò lasciare perché devo fare cose Si per il diverta, si thermos, diverta. quindi buona caccia! Grazie. Uccida! Funziona? No. Ho preso Gesù qui? No. User left your channel. Avrei voluto uccidere qualcosa per voi. Sono dispiace. Avrei ucciso volentieri l'animale che porta queste tracce per voi e per dire in live ho ucciso degli animali. Ha cagato giusto adesso, occhio. Very fresh. Cosa cambia da very fresh a just now? Cioè, very fresh è più vecchia di just now, no? In teoria. Molto fresca, però just now vuol dire che ha proprio il culo unto ancora. Non lo so. La grafica è bellissima, per carità. Se si riuscisse anche a fare qualcosa. Pure la pioggia, porca puttana. Ma mi bagna il tablet? No, perché è fatto di bellezza. Io torno alla cosa dell'acqua, la pozza. Rifresci alla menta, va bene. E non lo so, i proiettili metterò dei sassi dentro l'arma. Perché guarda, voglio provare. Guarda che un mini silenziatore si potrebbe anche fare. Ok. Ha chiuso gli occhi? Cos'è successo? L'ho ucciso! Guarda come l'ho preso! Ed è sparito. Eccolo qua! Dai! Il mio trofeo! Il mio trofeo dov'è? Non riesco a salire, ma vaffanculo! Dai! Vabbè, niente. E allora? E adesso? E mo? Come faccio io con i colpi? Devo andare da qualche parte, magari? Qui, magari. Non ce n'è uno più vicino? Non ce n'è uno. Ah no, qui c'è una casina. Qualche parte però è distante la casina, non c'ho voglia. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia, basta, non c'ho voglia. Non c'ho voglia, esco. Esco, basta. Però voglio provare a fare magari nuova partita, che magari mi fa fare qualcosa. Se mi fa andare in un altro posto. Cosa sta facendo? Sta sincronizzando i dati? Ma guarda te. È come Link quando piove. Sì. Ok, allora riapriamolo un attimo e vediamo un po' se posso fare qualcos'altro. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cosa possiamo andare a cavare dal buco. Allora, io faccio New Game. Ah, ma mi cancella tutto. No, che dispiacere. Ma il lago mi ha fatto abbastanza cagare, quindi magari dall'altra parte è più bello. Hi, I heard you'd finally arrived. Welcome to Central Europe. Bello. Che bello, benvenuto nel centro I'm Europa. Connie, the Wildhüter of Hirschfelden. Reserve warden, that is. Wildhitter!
I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Non si può skippare. C'è il multiplayer, sì. Ci ho giocato con Karim. Non abbiamo fatto niente. No, I'm not biased at all. Ma sì, sbrighi, signorina. Ok. E abbiamo un fucile con decisamente più colpi di prima. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Ma stai fatti tuoi. Me ne intendo di animal. Ma mi sta facendo fare il tutorial, ma che due coglioni, scusami, non voglio. Ah, che bella giornata, saltello. Che bello, porca vacca, vaffanculo. La vita vera. Meglio della vita vera. Una giornata così bella, mai. Allora rifarei stasera, Bisubba, non ti preoccupera. Nessuno si è subato o risubato né donazioni stamattina. Zero proprio, che tristezza. Adesso l'ho detto, che vergogna, non sono fatte e mi vergogno. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Sì, Isa, cioè, si va nelle riserve a sparare. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Te ne intendi tu di riserve? Dai, su. Ah, con questo tasto qui posso mettere e togliere il mirino. Però è il coso del mouse. Cioè, come faccio io? Ma che animale è? Un antilope? There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. A me Netflix funziona sempre. Getting anche ieri la roba aveva problemi. Just remember to take a breather before shooting anything. Che bello qua di legno. Molto più bello questo posto. Perché ero andato nel lago? Vaffanculo, il lago era una merda. Guarda qui. Ma lì c'è un castello? No, è una montagna normale, ma... Fanculo. No, che è uno spreco di colpi. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Posso andare a fanculo adesso, grazie. Oh, che bellezza, che bellezza questo po'. Mamma mia, che rumore che ho fatto. Listen. Did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Ma che animale incredibile quello lì. Scusa, ma ho le stesse cose. Sì, stesse cose. Che figata! Perché ne so cosa servono. È giusto per rendere reale il mondo da un Nemesis. Ah! Che bel posto! Ma uno può andare semplicemente in giro senza sparare a niente, no? Ah, che bello! Ah! Te l'ha detto, il mirino te ne va quando miri dopo che hai corso. Va bene. Palle però. Perché ti batte forte forte il cuoricino. Corro di lato così. Ho capito, però non è che posso stare qui 8 ore. Mancano 3 minuti. Siamo pazzi? Cos'era sto suono? È andato di là. Vabbè, io sto andando di qua. Perché voglio sbloccare la lore di questo sassaiolo. Come lo fa fare?
questa musica molto allegra sappiamo che è finalmente divertente vivere. Che gioia. Ma di qua devo andare o di là? Allora? Sounds like Gerlinda could use a hand. Oh, sorry. I just got a message from one of the local residents, Gerlinda Jaeger. I'll check in with her later to see what she needs help with. Perché me l'ha detto? Madonna, addirittura così, sparando a cazzo proprio. Fucile di Glaz, porca troia. Sotto i coglioni. Careful, the underbrush can be a bit noisy this time of year. Scusami. Carefullo allora, carefullo. Sto finendo dentro la selva. Ma Jules, mamma mia, arriva adesso quella lì. Adesso mi arriva, la fine. Vergognosa. E io che ho ucciso un sacco di animali fino adesso e tu te li sei persi tutti, porca vacca. Ho riempito la saccoccia di teste di bue. Vedessi che roba, ho ucciso uno che sembrava un T-Rex. Vabbè, sono le 59, io direi anche va. Use your binoculars to get a closer look. Come? Perché devo usare il binocolo? Gli sparo nella faccia, che è il binocolo? Cos'era? Io non l'ho fatto questo tutorial, tra l'altro, perché ho giocato direttamente con Karim. Non lo vedo più, l'animalino! Non lo vidi? Eccolo! No, è nel ramo. Eccolo. Non lo vedo, lo vedo o non lo vedo? Non lo vedo, lo vedo. Lo vedo, eccolo lì. Lo vedo. Spot animal. Animal. Ah, vabbè, ma me l'ha colorato tutti di blu. Il tuo rumore che cazzo era? Hard and long shots mean quicker kills, less painful. Gently now. Take a deep breath to steady your aim. Ma l'ho ucciso? Tua mamma scrofa, vieni qui. Vabbè. Sono le 11. Usciamo. È stato molto bello. Va bene. Io vi lascio i termos, che non gli rubiamo spazio. Buon prosegui. Oddio. Rivedremo un'altra volta. Va bene. A stasera. Ciao.